Oggi esploreremo uno dei giochi più attesi di quest'anno, Rise of the Ronin. Quando questo gioco è stato presentato durante lo State of Play a settembre del 2022, sono stato subito entusiasta. Questo è uno dei generi che amo di più. È stato sviluppato da Team Ninja più di 7 anni fa ed è ambientato nel Giappone del 1863. Il nostro personaggio è un Ronin, un abile guerriero libero da ogni padrone con una missione: combattere e forgiare una nuova era per il Giappone. Hola Gringos e benvenuti. Io sono VG Future e tu stai guardando Mucchio TV. Rise of the Ronin è un gioco d'azione focalizzato sul combattimento, in cui il nostro personaggio utilizzerà tutto ciò che gli capiterà tra le mani, dalle spade alle armi da fuoco, e attraverserà il mondo aperto con un rampino, un cavallo e un aliante. In questo video esploreremo il mondo di Rise of the Ronin e parleremo di tutto ciò che dovreste sapere. Abbiamo tanto di cui parlare oggi. Lasciate un like ed iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati su questo titolo. Se volete, potete anche consultare i capitoli del video per una visualizzazione più facile. Ed ora, senza ulteriori indugi, iniziamo! Rise of the Ronin è stato in sviluppo dal 2015, quindi da più di 7 anni, come ho ricordato in precedenza, ed è ambientato durante il periodo Bakumatsu della storia del Giappone. Spero di averlo pronunciato bene. Questo periodo della storia del Giappone è stato definito dal presidente di Team Ninja come il periodo più buio del paese, qualcosa da cui molti studi si asterrebbero dall'approfondire. Team Ninja ha anche descritto questo gioco come la cosa più impegnativa su cui abbiano mai lavorato, in gran parte grazie al fatto che è il loro primo vero gioco open world. Secondo alcune voci, il gioco avrà 2 versioni, una censurata e una non censurata, a causa dei problemi che Team Ninja ha avuto con l'ente giapponese di classificazione dei videogiochi per il sangue e la violenza presenti nel gioco. Poiché si tratta dello stesso studio che ha realizzato Ninja Gaiden, il livello di violenza di Rise of the Ronin non stupisce. Se le voci fossero vere e vivreste in un paese dove i giochi violenti sono spesso vietati, potreste comunque godervi questo gioco. Finora l'unico paese che riceverà la versione censurata è il Giappone, ma non escludo che altri paesi possano aggiungersi alla lista prima del lancio. Rise of the Ronin è un RPG open world ambientato in Giappone durante una fase di profonda trasformazione. Il gioco si svolge alla fine del periodo Bakumatsu, che durò 300 anni e terminò alla fine del XIX secolo, quando il Giappone dovette affrontare le sfide più dure, tra tiranni, epidemie e influenze occidentali. La guerra civile opponeva lo shogunato Tokugawa alle fazioni ribelli. Nel gioco vestirete i panni di un abile guerriero, un Ronin, coinvolto nella guerra civile giapponese, o guerra Boshin. Secondo alcune indiscrezioni, il personaggio sarà totalmente personalizzabile, ma avrà comunque una trama solida e ricca di storia. Passiamo ora ai dettagli sul gameplay, la parte più interessante. La mappa sarà una rappresentazione fedele ed esplorabile del Giappone, con alcune zone principali come Yokohama, Kyoto ed Edo, e tanti altri villaggi e luoghi minori da visitare. Nonostante i dettagli siano ancora pochi, sappiamo che l'esplorazione sarà fondamentale, visto che potrete usare un cavallo, un aliante e un rampino, che vi permetteranno di raggiungere aree ampie e diverse. Spero che presto ci sarà uno State of Play che mostri di più sull'esplorazione, soprattutto se pensiamo a giochi come Ghost of Tsushima, che l'hanno resa impeccabile. Penso che Team Ninja si sia ispirato a Ghost per la loro esplorazione, e perché no? Ghost of Tsushima ha fatto centro su quel fronte, quindi spero che lo abbiano preso come modello e che lo abbiano adottato al loro stile. Secondo un'intervista con Game Informer, Rise of the Ronin offrirà delle scelte che influenzeranno il nostro percorso. Le conversazioni avranno più opzioni e i momenti cruciali della storia ci daranno delle alternative, come decidere se uccidere o risparmiare un obiettivo da assassinare. Hanno aggiunto che non ci saranno molti di questi bivi nella storia principale, ma svolgere alcune missioni secondarie collegate alla trama
o focalizzarsi su un personaggio rilevante ci aiuterà a orientare l'avventura verso uno dei vari finali. Suona molto emozionante e penso che confermi anche che Rise of the Ronin avrà più finali. Non sappiamo però quanto saranno diversi l'uno dall'altro. Potrebbe dipendere semplicemente dal fatto che un personaggio sopravviva oppure muoia. È difficile saperlo. Il combattimento di Rise of the Ronin vi permetterà di usare un ampio assortimento di armi storiche, come katane, alabarde e anche alcune delle prime armi da fuoco. Potrete personalizzare le vostre armi con effetti speciali, come il fuoco per aumentare i danni, e ovviamente potrete schivare e parare gli attacchi, elementi essenziali nei combattimenti ravvicinati dei giochi moderni. Inoltre, potrete spostarvi con facilità grazie a vari mezzi, come un cavallo, un aliante e anche un rampino. Pur essendo un gioco a mondo aperto, Team Ninja ha rassicurato che Rise of the Ronin sarà impegnativo come i loro precedenti titoli. Potrete scegliere se affrontare i nemici in modo furtivo o diretto, con un combattimento che richiederà di osservare e imparare i pattern di movimento dei nemici, un po' come negli action RPG. Un'innovazione interessante è l'introduzione del karma come risorsa per progredire. Dopo la morte potrete recuperare questa risorsa che si aggiungerà a un altro sistema di punti esperienza. Questo vi darà un approccio ibrido al livellamento, che combina elementi dei giochi Soul con un approccio RPG più tradizionale. Rise of the Ronin è un gioco d'azione a mondo aperto per PS5 che vi porterà in Giappone durante una guerra civile tra diverse fazioni. Sul sito ufficiale di PlayStation dedicato a Rise of the Ronin potete scoprire nuove informazioni sulle fazioni che animano il periodo storico in cui è ambientata l'avventura. Le fazioni principali sono Sabaku, fedeli allo shogunato, Tobaku, ribelli allo shogunato, e poi ci sono Yobei, che sono le potenze occidentali. Lo shogun è il capo militare del Giappone che detiene il vero potere politico al posto dell'imperatore. In questo periodo storico il Giappone si sta aprendo all'Occidente dopo secoli di isolamento. Il gioco si svolge nell'epoca Bakumatsu, alla fine dello shogunato Tokugawa, che ha governato il Giappone per circa 250 anni. Ci sono delle forze che vogliono conservare il potere dello shogun. Tra i personaggi della fazione Sabaku ci sono Naosuke Lee, primo ministro dello shogunato e signore del clan di Ikone. Collabora con le forze occidentali e apre il Giappone al mondo esterno. È un appassionato di tè e poesia. È un abile guerriero noto come il demone rosso degli Lee. La sua arte marziale preferita è l'Olai. La sua arma è la katana Hiroyuki Ringa. Taka Murayama, geisha del distretto del piacere, Miyazaki di Yokohama, con legami con Kyoto. È famosa per la sua arguzia e il suo aspetto malinconico. Tobaku, i ribelli allo shogun, contrari alla fazione Sabaku. I Tobaku comprendono Ryoma Sakamoto, un ronin che appartiene al clan Tosa, alla ricerca della giusta linea d'azione e maestro della scuola di spada Okushin Itto Ryu, oltre che abile tiratore con le pistole occidentali. La sua katana è la Matsunokami Yoshiyuki. Kogoro Tatsura, feudatario del clan Chosu, è compassionevole, cauto, pacato e mentore per i giovani del proprio clan. Ama un po' troppo il sake, purtroppo. La sua katana è la Bizen Osafune Kiyomitsu. E poi abbiamo gli Yobei, gli occidentali. Come detto, in questo periodo gli occidentali aprono con la forza le coste del Giappone. Le figure occidentali più rilevanti saranno Matthew Perry, comodoro della Marina degli Stati Uniti. È colui che forza l'apertura dei commerci tra Giappone e USA. La sua arma è la sciabola da commodoro. Rutherford Alcock, diplomatico britannico, deve valutare l'integrazione del Giappone nell'economia globale. Condanna la politica dello shogunato, ma ama l'artigiano giapponese. È stato un chirurgo e di norma ha le proprie guardie, ma sa difendersi e la sua arma è la sciabola da sofisticato. Al momento ci sono pochi dettagli sul gameplay e sul trailer di Rise of the Ronin, ma è probabile che la campagna di marketing si intensifichi. Speriamo che presto ci sia uno State of Play o una presentazione PlayStation che ci mostri di più sul gameplay.
Infine, per chi è interessato alle edizioni speciali, l'edizione Deluxe Digital di Rise of the Ronin offre vari bonus in gioco, come armature esclusive, set di spade e tanto altro. Per i preordini ci sono anche bonus aggiuntivi come armature ninja e katane speciali. In conclusione, Rise of the Ronin promette un'esperienza avvincente con un sistema di combattimento profondo, una trama affascinante e una varietà di personaggi e fazioni. Il gioco uscirà il 22 di marzo del 2024, in esclusiva su PlayStation 5. Restate sintonizzati per ulteriori novità su questo atteso titolo di Team Ninja. Noi ci vediamo la prossima volta, sempre qui, su Mucchio TV. Afraid to leave this out.